avvelenamento ma accidentale. Una delle ipotesi per spiegare la tragica morte di Gerardina Corsano, di Ariano Irpino, Avellino, è emersa dopo il suo decesso avvenuto il 31 ottobre scorso. Gerardina e il marito, Angelo Meninno, un imprenditore agricolo, avevano manifestato malessere dopo aver cenato in una pizzeria di Ariano Irpino, dove si stava festeggiando un battesimo. Inizialmente si era ipotizzato che entrambi avessero ingerito cibo conservato in modo inappropriato, ma tale ipotesi è stata smentita dalle analisi. Gli esami condotti dall'Istituto Superiore di Sanità hanno escluso definitivamente la presenza di botulino nell'organismo della donna, una tossina associata a gravi intossicazioni, talvolta mortali. Resta dunque il mistero sulla causa della morte di Gerardina. Per stabilire con certezza la causa del decesso, bisognerà attendere i risultati della relazione medico-legale affidata alla dottoressa Carmen Sementa, incaricata dell'analisi della salma della vittima. La procura di Benevento, responsabile dell'indagine, si occuperà di determinare eventuali responsabilità nel caso. L'avvocato dei familiari di Gerardina dice: «Siamo in attesa di avere indicazioni e di ricevere i risultati degli esami specifici in corso. Speriamo che da queste indagini si possa arrivare a un chiarimento sulle cause del decesso di Gerardina, che stava bene e non aveva problemi di salute». Gli inquirenti stanno valutando diverse ipotesi, tra cui la possibilità di una contaminazione derivante da fertilizzanti e fitofarmaci, ossia prodotti destinati all'agricoltura che la coppia gestiva nell'azienda intestata alla moglie, ma dove lavorava il marito. È cruciale identificare i prodotti specifici con cui la vittima potrebbe essere entrata in contatto. Da un punto di vista medico, sembra che Gerardina Corsano possa essere deceduta a causa di una coagulazione intravascolare disseminata. Si tratta di una sindrome che determina la formazione di coaguli di sangue facilitati da un'eccessiva coagulazione del sangue stesso. Questa sindrome, che altera le funzioni epatiche, potrebbe essere stata scatenata da diversi fattori: una complicazione infiammatoria o una reazione infiammatoria causata da sostanze esterne che avrebbero potuto danneggiare il fegato, come indicato dal primo referto al momento del suo accesso al pronto soccorso. Tra le possibili cause esterne potrebbero esserci i pesticidi. Gli investigatori stanno conducendo un'indagine approfondita, esplorando ogni possibile pista. Sebbene l'ipotesi di un avvelenamento accidentale sia la più discussa finora, chi sta conducendo l'indagine desidera avere chiarezza assoluta. Recentemente i telefoni cellulari di 5 familiari del marito di Gerardina sono stati sequestrati. Tra circa un mese, il consulente tecnico nominato dalla Procura di Benevento depositerà una relazione sulle informazioni ricavate dall'analisi di questi dispositivi. Gli investigatori stanno analizzando in particolare le conversazioni tra il marito di Gerardina e i suoi stretti familiari, avvenute nei giorni successivi alla tragedia. L'obiettivo principale è stabilire se qualcuno abbia sollevato sospetti o se possa aver omesso informazioni fondamentali agli investigatori. I proprietari della pizzeria di Ariano Irpino, dove la coppia ha consumato il pasto, restano sotto inchiesta per omicidio colposo, ma negli ultimi giorni hanno potuto riaprire il loro locale. L'indagine nei loro confronti è un passo essenziale per permettere agli inquirenti di condurre tutte le opportune verifiche. Resta indagato anche il dottor Gaetano Lisella, medico dell'ospedale Fringipane, il primo a visitare Gerardina. Le accuse, a suo carico, riguardano omicidio colposo e lesioni colpose nell'ambito sanitario. Il dottor Lisella ha dichiarato di aver seguito correttamente ogni procedura, effettuato tutte le analisi e anche una TAC, dalla quale non risultava nulla di anomalo. Tuttavia, nei giorni successivi, la coppia si era presentata altre 2 volte all'ospedale di Ariano. Nonostante i medici non avessero individuato alcuna situazione preoccupante, l'epilogo è stato drammatico. Durante l'ennesimo ricovero, il cuore di Gerardina ha improvvisamente cessato di battere. Una morte assurda, ancora senza spiegazioni. Tuttavia, le prime risposte potrebbero essere imminenti.